Mattinate con Michele. Ciao ragazzi, oggi vogliamo fare un po' di robe nella stanza. Sapete già cosa si tratta, sapete tutto. Se non lo sapete, vi ho fatto una playlist, vi ho fatto una roba di compilation di mattinate di Michele, bellissima. L'ho fatta. E ora mi sto sentendo un po' come... Perché ti sposti, Zuko? C'avevo la battuta perfetta. Abbiamo incontrato un Pokémon selvatico. Un Pokémon selvatico, guarda, si è accorto di noi. Sta avanzando. Non sliguettarmi. No, no. Vorrei esplicarvi che sono un po' in casini con il cibo, perché ovviamente i corrieri fanno fatica ad arrivare qua e io ho pochi allevamenti di insetti ormai, quindi sto sopravvivendo di dubbia, tarme della farina e lateralis. Non so dove ho indicato perché non sono qui, però lateralis. Però ho un asso nella manica, perché per i camaleonti ho le Illuce in sermezia vecchie che stanno producendo moschine. Sto dando queste, che sono molto ricche di calcio ai camaleonti, quindi non le supplemento neanche. Moschine per il camaleontino. Agripet Garden è un negozio in provincia di Padova da quale io acquisto gli insetti da pasto per i miei rettili. È un negozio di animali, quindi comunque ci sono diverse categorie da cui acquistare. Oltre a tutti gli equipaggiamenti per terrariofilia, come tappeti riscaldanti e cose del genere, ci sono anche insetti vivi tenuti molto bene. E ci sono bachi da seta, microinsetti come collemboli e isopodi per terrari bioattivi, drosofile, mosche, blatte, prodotti per uccelli, per conigli, pesci e quant'altro. Andate a fare un giro su questo sito e ditemi cosa ne pensate. Va, che bello, va. Qua c'è una coppia di cinchetti, qua c'è un'altra coppia di cinchetti e qui ci sono i piccoli di cinchetto. Li vedete? Neanch'io! Agli cinchetti do darmi della farina, per ora. Quindi vediamo se gli interessa. Non sono interessati. Ai piccolini do le mini tarme della farina, che sono quindi i piccoli dei coleotterini. Quindi gli adulti sono tutti qua e sotto cadono le larvine. Non ce n'è neanche una. Dai, fatemi le uova, veloci! A Levi mi tocca dare ancora tarme della farina. Salve, tutto bene? La famiglia come procede? Casa tutto a posto, moglie, le sue tarmine, come procedono? Tutto in pancia? Bene, mi si è incastrata una roba, un dito, e questa è la mascherina di Jacob, la maschera del supereroe. Super Jack, va che faccia Super Jack. Super Jacko? È fighissimo. Mi scusi se l'ho disturbata, arrivederci. Le temperature degli scinchetti sopra ci sono 29 gradi, un po' tantino forse, per loro di meno, quindi piuttosto scambierei di posto. Mi fa un po' paura, ma vabbè, esce di poco. Qui c'è Fernando che sta sentendo un po' la stagione, e quindi la stagione degli amori, chissà che no. È stato facile. Mi scusi. Ancora hai fame? Kimbra ha trovato qualcosa. È un cane da tartufo. Ha trovato un tartufo. Cosa c'è lì? Cosa c'è lì? Dai. Attacca, Kimbra! No! Attacca! Vai, sotto! Torna lì! Dai! Torna lì! Ma poverina, non vuole! Cosa hai trovato?
Brava Kimbra, brava. Bene, facciamo robe. Ho fatto pausa pranzo. Non è più mattinate con Michele. Pomeriggi con Michele, Art Attack! Ragazzi, allora, prendete la colla vinilica. Naga è sparito, non c'è, è invisibile. Quindi prendiamogli la ciotolina, che c'è dentro il cibo vecchio. Mettiamo un sacco di insalata buona. Con un po' di calcio. E forse anche un po' di polline. No, non riesco ad aprirlo. Vai, tienimelo sotto. Tienimelo, eh. Ok. Grande. Lavoro di squadra. Lavoro di squadra. Non lo mangerà mai questo polline perché cade in fondo. Ok, una cosa fatta. Adesso guardiamo la faccia del benessere. Questa è l'espressione nirvana del benessere. Stare sopra una vaschetta dell'acqua a dormire. Gli hai appena interrotto il benessere. Ti ho interrotto il benessere, Giacomo? No. In realtà è solo quell'occhio che è chiuso. Vuole far finta davanti a voi, ma se guardi l'altro occhio è aperto. Un po' sporco il terrario, eh? Come sporchi i vetri, dov'è pulire i vetri? Facciamo ancora cose. Vediamo come sta Pablo. Sì. Che è nel suo coso temporaneo mentre Nadia è qui. È sotto la sua cosa. Dovremmo pulire il suo terrario. Già. Dai, gli diamo una pulitina? Sì. Togliamo queste cose. Scusa Pablo. Questo è da lavare. E questo qui. E la piantina che continua a cadere, quindi è stata denominata piantina triste perché continua a cadere. Pablo che la fa cadere. Prendiamo un Pablino. Venga, venga. Eccolo. Signorino. Ecco. Ora si stava prendendo il caldino, senti com'è caldo. Poverino, adesso ti ridiamo subito il caldino, puliamo un po' e via. Ah, ah. Ok, tutto pulito, vaschettina pulita. Adesso puliamo anche l'aspirapolverino. Lavoro di squadra. Nuovo terrario. Cambiato tutto, visto? Si è un po' scoppiato il progetto, devo dire. Vuole andare lì dietro, tantissimo. C'è arrivato. Poi, qui cosa dobbiamo fare? Io direi di cominciare rimuovendo i pinky che non si è mangiato. Ce lo stanno mangiando Cthulhu. Gli insetti. Guarda, i collemboli. Erano già in azione. Che schifo, che schifo. Poi direi di mettere un po' di acqua salata a Cthulhu. Un po' di sale grosso. Donna dell'acqua! Mi dica. Metti acqua qua dentro. Brava donna dell'acqua. Sono sempre io la donna dell'acqua. E anche a te, troppo.
io. Guarda lì. Mi sembra di aver visto un serpentino. Sotterrato. Accenderei un po' la stufetta in questa stanza, comincia a far freddo perché non ci sono abbastanza terrari per scaldarla tutta. Ci vorrei un sacco fargli terrare, bellissimo. Purtroppo non possiamo farglielo terrare perché volevamo farlo bioattivo con tutte le piante, tutte pronte lì. Il problema è che non abbiamo l'illuminazione perché non possiamo andare a prenderla. Perché tutti i negozi sono chiusi per la quarantena. Cavo un lucertolone. Sta rischiando grosso. Ma che... molto grosso. Credo che non gliene freghi molto a Cavo. Dai Blatta, ce la puoi fare. Forza, esci da questo corpo. Andiamo che esca per mangiarla. Continuiamo a riempire le acque. Di acquetta a Giannino. Niente, un po' di acqua anche a Zucco. Un po' di acqua a Zucchino. Finisce l'acqua per Zucchino. Cosa fate alla mia acqua? La mia acqua, questa è la mia acqua. Stai lontano, umano, dalla mia acqua. Cos'è questa cosa, Zucco? Cosa sta succedendo? No, gli schizzi, che brutto. L'acqua, no. Deve scappare dall'acqua. Ho visto solo la coda. Siamo l'acqua infermino. Noctis ha bisogno di acqua, vai. E qui c'è un ragno. Lui è Filippo. Come ciao, stai? Filippo. Qui c'è Giorgio. Ciao, Giorgio. E lì dentro c'è Noctis. La Shiva, che è arrotolata come al solito sulla sua piantina. Ha iniziato a non stare più nel cocco. Che scappa, lui è quello che scappa. Lui bisogna riempire l'acqua tipo ogni giorno. È lì dentro che si muove. Sta cercando di uscire. È nel naso del drago. È nel naso. È vero. È nel naso del drago. Ci sta spiando. Ci sta spiando. Ci sta spiando dal buchino. Ma ti rendi conto? Che serpentino scemo che hai. Ramen, cosa fai lì? Che stupido. Anche quel naso di dinosauro alla lingua. Intanto mi alzo, vedi i camaleonti qua che fanno le acrobazie. È lonto, vuole la pappa. Lui vuole la pappa. Tutti e due vogliono la pappa. Tranquilli che non si vedono, devo specificarlo ogni video perché c'è questo in mezzo. Cos'è quella faccia? No, lonto, dai. No, ecco. Fernando, guarda qui, vedi? Guarda, nic, 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 nic. Buono. Gnam, 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 gnam. Mi piacciono queste botte.
pezzo di blatta che ti esce dalla bocca. Oh, che schifo. Dai, Giotti, è schifo. A me. Invece ce l'ho fatta per il tempo. È fortissimo. Hai trovato una blatta minuscola? Sì, spero sia abbastanza viva. Non cammina molto, ma effettivamente è proprio minuscola. E va benissimo per loro, eh. Se la trovano sono proprio. Non so come ho fatto a trovarla. Non so come hai fatto a prenderla più che a trovarla. Ok, dai, mi ha finito un po' di faccendine di tutti i giorni. E che essendo a casa le facciamo man mano, quindi non c'era molto da fare oggi. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Continuerò a condividere più che riesco in questo periodo. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao.